Buonasera, buonasera a tutti e tutti, grazie di essere qui alla quarta e ultima serata di Broken Cities, grazie anche per aver sfidato la turistizzazione di Milano e di essere qui, di venerdì sera in un weekend caldissimo. Eh, Broken Cities è un appuntamento che abbiamo scelto per raccontare le fratture delle città. Noi vogliamo raccontare le fratture, i punti di rottura di queste città rotte ma con un intento... Radicalmente ottimista, positivo, noi vogliamo anche cercare i punti di guarigione, quindi capire come queste fratture possano essere ricomposte. Nei giorni precedenti abbiamo parlato di clima, abbiamo parlato di diseguaglianze, welfare, che sono fratture che noi siamo più abituati, più addestrati a riconoscere come fisiche, cose che cambiano fisicamente le città. Oggi andiamo sul terreno dell'immateriale, parliamo della città algoritmo. Però anche qui, e lo vedremo poi nell'inchiesta che, che ci verrà raccontata e nelle conversazioni che ci saranno, c'è anche un adeguamento fisico della città, la città che ha, le città che hanno delle metamorfosi e si adattano, vengono plasmate dall'economia dall delle piattaforme, dall'algoritmo, dal digitale. Ed è una trasformazione che, che abbiamo visto in tempo reale, che stiamo vivendo in tempo reale e che per certi versi noi subiamo in tempo reale. E la dimensione temporale è probabilmente la, la prima dimensione che dobbiamo andare a capire per come si formano queste fratture digitali nelle città ed è quello che abbiamo osservato per esempio durante il primo lockdown quando in giro per Milano e nelle città italiane si vedevano gli operatori sanitari e le forze dell'ordine, quindi la struttura del vecchio solido funzionamento dell'ordine costituito e poi i rider che erano il capitale, il capitale delle piattaforme che si insinuava negli spazi, nei varchi, nei buchi e trovava spazio e si adattava e plasmava, e plasmava il contesto. Quindi una delle difficoltà di affrontare, anche di raccontare, ma anche poi politicamente di affrontare questo cambiamento, questa frattura che si allarga, è proprio il fatto di quanto è aggressivo l'attacco del capitalismo delle piattaforme all'ordine costituito e quanto Amministratori pubblici si debbano in qualche modo trovare nella posizione di dover rincorrere questo cambiamento. Perché è un cambiamento che è sempre troppo veloce e quindi ogni azione è in realtà una reazione, e poi ne parleremo: ma è difficile prevedere in anticipo cosa, cosa succede. Ma c'è anche un potenziale positivo e questo è molto importante perché eh, il digitale è anche un. Una potenzialità di cambiamento, di adattamento, di miglioramento dei servizi, delle opportunità, miglioramento di come un amministratore, un sindaco, può governare una città e dei servizi che può offrire ai cittadini. Smart City, Smart City è una formula che sembra già invecchiata, però ha ancora, secondo me, una fecondità di cambiamento da rivendicare. Ecco, secondo me, uno dei temi che poi affronteremo in questa serata è che c'è un bisogno di riconquista del digitale e delle sue potenzialità, per non diciamo, soccombere soltanto al suo lato oscuro, più neoliberista, più legato alle dinamiche più strette del profitto. Però da queste partiamo, da queste partiamo quindi da, dal capire come queste dinamiche abbiano cambiato la forma delle città, abbiano plasmato e manipolato le nostre abitudini, abbiano creato nuovi bisogni e come poi il contesto pubblico si sia trovato a rincorrere tutto questo. E ne parliamo con Laura Carrer della piattaforma di giornalismo investigativo IRPI Media che da tempo segue, segue questo tema, racconta questo tema secondo me con una profondità e una completezza incredibili ed è qui per raccontarci appunto l'inchiesta che, che ha fatto sull'economia delle piattaforme e come cambiano le città. Quindi innanzitutto benvenuta. Il microfono è autooperativo. Ok, però si sente? Sì. Si sente. Grazie mille. Eh... Grazie dell'introduzione dell e, e dell'invito qui. E, sì, appunto, come, come si è detto, uh, IRP Media, che è questa piattaforma, insomma, un uh, centro di ricerca, uh, è un centro scusate, uh, di giornalismo investigativo, um, uno dei primi in Italia. Um, porta avanti da ottobre dell'anno scorso uh, un filone d'inchiesta che si chiama Life is a Game. Life is a game è mh, un, diciamo, ovviamente un termine che abbiamo utilizzato, uh, che abbiamo scelto per insomma, definire in maniera, come si diceva prima, non troppo pesante anche questo, questa cosa, che invece lo è di fatto, questa aggressività delle piattaforme all'interno della città. Eh, lo sto portando avanti con, con l'aiuto di, di un fotografo. qua vedete scorrere delle fotografie che adesso poi vi commento, um, che si chiama Luca Quagliato. Eh, e diciamo, va a mh, poi finire il suo percorso annuale questo eh, quest autunno con eh, un, un progetto che stiamo portando avanti di cui non svegliamo troppo. Eh, però, appunto, eh, in questo periodo stiamo cercando di indagare qual è eh, effettivamente l'impatto di queste piattaforme, che nello specifico in questo caso sono quelle di food delivery, che sono quelle che diciamo siamo abituati a vedere di più, ma di piattaforme ce ne sono davvero molte. Uh, e che mm, stanno andando effettivamente eh, a cambiare eh, in diversi modi, eh, alcuni più subdoli di altri, eh, lo spazio urbano. Nell'inchiesta nell che è stata pubblicata oggi, ad esempio. Ehm, insomma, Stando a contatto con i rider, eh, avendo iniziato questo progetto da un paio di mesi, mi sono interrogata e volevo andare a capire meglio eh, quale fosse l'impatto delle piattaforme mh, in termini di colonizzazione urbana, quindi eh, come utilizzassero spazi già esistenti a fini ehm, appunto, delle piattaforme. Ehm, quindi, spazi pubblici, eh, ad esempio come piazze, parchi, eh, aiuole, marciapiedi. Che sono utilizzate a fini privati. Quindi di fatto eh, la città è diventato eh, in qualche modo l'ufficio di queste piattaforme. Dico ufficio perché eh, le, come, come sappiamo chi sta, a, mh, diciamo come a Google o a Amazon, all'interno della filiera eh, di, eh, di produzione, è mh, ad esempio in, in grandi fabbriche, in grandi magazzini, eccetera. Eh, poi ci sono le persone che fanno parte dell'amministrativo che stanno in, in uffici normalissimi come quelli di tutti gli impiegati di qualsiasi azienda, e poi c'è una parte diciamo abbastanza sommersa, che però è quella che di fatto fa andare avanti tutto. No? E in questo caso specifico sono, sono i rider che un ufficio invece non ce l'hanno. L'ufficio è come mi diceva il, uh, il responsabile NIDI di CGL, mi diceva il loro ufficio è la città. E ehm, come vivono questa città i rider? Di fatto da esclusi, perché, perché non hanno un posto dove stare, ehm, non hanno un posto dove attendere gli ordini quando gli devono arrivare, perché sappiamo che non hanno esattamente un, eh, un orario giornaliero perché non sono dipendenti, non, hanno, non sanno quanto consegneranno, non sanno quanto verranno pagati alla fine del mese e quindi sono insomma, a gironzolare per la città in attesa di ordini. Ovviamente questa cosa non è fattibile sempre, nel senso che qualsiasi persona non starebbe in giro con il freddo e con il caldo che c'è adesso ad esempio ad aspettare ordini. Ci sono dei posti che vengono, diciamo, di cui i rider si riappropriano che sono appunto questi spazi pubblici, quindi i rider sono di fatto buttati sulle panchine eh, di tantissimi parchetti, ai vuole e, eh, e davanti alla stazione, di, eh, dalla stazione centrale in attesa di ordini. Tutto ciò che però eh, li circonda non, in qualche modo non li include e anzi impatta su di loro eh, esattamente come, ehm, appunto, come se eh, no, non stessero lavorando, come se fossero dei, dei city user in alcuni momenti, come se fossero dei turisti in altri eh, e quindi ad esempio intervistando dei rider che stanno a, a stazione centrale, ehm, ce n'erano due in particolare che lavorano insieme perché sono una coppia. E alla mia domanda perché lavorate insieme, mi dicevano lavoriamo insieme perché eh, se lavoriamo qua so, da soli eh, di sera eh, è pericoloso, è difficile. Eh, e quindi insomma siamo più mh, tranquilli a farlo insieme. E, mh, su questo tema di, di non avere un luogo, ehm, le, le piattaforme insomma fanno un po' spallucce perché ovviamente, come immaginate... Uh, fornire un luogo ai rider significa in qualche modo definirli dipendenti, perché mh, se io vi do un posto dove stare, vuol dire che mi sto prendendo cura di voi, eh, vuol dire che insomma c'è una relazione tra noi tra me e voi. E, e questa cosa, insomma, è, è vista un po', un po' male, tanto che appunto ci sono state delle interlocuzioni con la vecchia uh, amministrazione comunale, con la passata amministrazione comunale. E, mh, che, eh, che appunto insomma cercavano un po' di trovare una, um, una quadra su questa cosa, cioè chi è che deve fornire un luogo ai rider, un luogo per stare eh, seduti ad aspettare, un luogo per andare in bagno, un luogo per farsi una doccia per riposarsi, tutte cose che eh, qualsiasi altro lavoratore eh, ha la possibilità di avere eh, in un ufficio. E, e insomma, diciamo che ci sono questi due, due binari paralleli. No? Da una parte eh, il comune, che nella maggioranza vede eh, giusto eh, insomma, eh, dare un posto ai rider, perché, essendo nella città, eh, giustamente eh, insomma, è anche responsabilità dell'amministrazione comunale aiutare dei lavoratori eh, e delle lavoratrici che non sanno altrimenti che cosa fare. Eh, la minoranza invece eh, dice: eh, insomma, sono le piattaforme che si devono prendere questa responsabilità. Eh, e insomma, diciamo che mh, il, la ragione in questo caso specifico non sta né da una parte né dall'altra, secondo il mio parere, nel senso che. Sì, dovrebbero essere le piattaforme a eh, sicuramente prendersi in carico i rider, dall'altra però se aspettiamo che siano le piattaforme che comunque sono estremamente aggressive con il nostro spazio urbano, ehm, in generale sono, eh, hanno dei modelli di business estremamente, cioè, entrano a sfondamento nei mercati, quindi eh, se, se ricordate, non so, Just Eat eh, è arrivato in Italia nel 2011, però di fatto il take away o comunque il delivery a casa lo facciamo da quanto? Da 3 o 4, 5 anni forse. Quindi già il è entrato in maniera abbastanza diversa rispetto agli altri, e infatti è l'unica piattaforma che fornisce un contratto effettivamente definito tale, le altre sono estremamente aggressive, cioè arrivano, si rubano fette di mercato e si fanno la guerra tra di loro. Ehm, quindi insomma diciamo che se aspettiamo le piattaforme mh, aspettiamo un po' troppo forse eh, ma c'è anche da dire che appunto c'è questa ehm, una cosa che mi aveva particolarmente incuriosito è <coughs> si era trovato un posto in una palazzina di eh, Porta, Porta Genova, che è di proprietà delle Ferrovie dello Stato che avrebbe insomma, messo a bando il comune eh, in attesa che le, mh, qualche piattaforma si rendesse insomma, così, eh, partecipe di questo, di questo cambiamento, finanziasse eh, diciamo un po' la ristrutturazione e si prendesse carico. Non è successo e eh, questo è interessante perché mh, dal mio punto di vista. Qualsiasi piattaforma che in qualche modo in questo momento in cui non vengono forniti di fatto diritti ai rider sul lavoro, sulla città eh, e su tantissime altre cose, ehm, diciamo mettere la, la propria firma sul primo luogo in Italia dove i rider possono stare all'interno di una città. S sarebbe molto conveniente. Di fatto però appunto questa cosa, come dicevo prima, eh, appare come eh, diciamo un collegamento non troppo voluto tra le piattaforme e ehm, diciamo i rider in quanto non più collaboratori ma come dipendenti. Però faccio una domanda su questo se posso. Secondo lei nella sua esperienza che ruolo dovrebbero avere i sindacati in questo scambio fra diciamo, le istituzioni e l'aggressività delle piattaforme? Allora, i sindacati hanno sicuramente un, un ruolo importante. Noi appunto nel, in, in questo progetto eh, siamo stati in varie città d'Europa, siamo stati a Bruxelles, siamo stati ad Atene, Barcellona, ehm, a Berlino, eccetera. E i sindacati comunque hanno un peso molto forte, sia sindacati tradizionali, sia, come è più, mh, più spesso visibile, diciamo sindacati autogestiti, quindi quello che magari a Milano si può diciamo, definire Deliverance Milano, eh, che sono molto più ehm, a loro agio diciamo, con queste piattaforme che portano con sé comunque grande cambiamento anche da un punto di vista tecnologico, eh, di modello di business, non si capisce dove effettivamente stanno cercando di andare a parare, su com come guadagnano, perché non so se sapete, ma Just It è l'unica piattaforma che di fatto fa un minimo di utile, gli altri sono sempre perennemente in perdita. Quindi ehm, l'estrazione di valore è sicuramente un loro, mh, loro diciamo, punto forte. Um, però effettivamente si fa fatica a capire e il sindacato tradizionale in qualche modo è quella struttura elefantiaca che porta dietro una serie di contraddizioni che ormai nel mondo del lavoro um, digitale precarizzato che viviamo è um, complesso da fare uh, da utilizzare. Eh, quindi il, il, il ruolo secondo me dei sindacati è, è quelli tradizionali dovrebbero insomma in qualche modo collaborare molto di più con quelli autogestiti, quindi quelli i collettivi i movimenti dal basso che cercano in qualche modo di, eh, di andare a intercettare effettivamente quali sono delle problematiche. Um, di rider uh, all'interno dello spazio urbano nel loro lavoro, in questioni di sicurezza, uh, diritti uh, vari ed eventuali. Quindi. E, um, le foto che, che invece stanno, stanno scorrendo sono: um, questo è all'interno di una dark kitchen, è, è, insomma, è un altro modo in cui le piattaforme stanno in qualche modo cannibalizzando lo spazio urbano e il settore della ristorazione in generale che già comunque è un settore particolarmente complesso nel senso che spesso i lavoratori sono eh, lavoratori in nero che non hanno eh, esattamente insomma, dei diritti particolarmente eh, buoni e eh, all'interno dei quali tantissimi rider che ormai non abbiamo stime ufficiali però praticamente possiamo dire che il 90% dei rider sono migranti, è un settore in cui, eh, i, 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 dal quale i rider cercano di scappare per andare dove? Dalla padella alla brace eh, a fare appunto i rider, no? perché comunque piuttosto di avere una persona che mi urla dietro eh, che cosa devo fare, mi fa lavorare 12 ore al giorno per darmi 40 euro ed è pure magari eh, razzista nei miei confronti, piuttosto vado sulla mia bici. E chi si è visto si è visto, insomma, e mi sento comunque autonomo. Eh, dicevo, queste sono uh, Dark Kitchen, Cloud Kitchen insomma, le chiamano in vari modi, eh, sono uh, delle, degli esercizi commerciali. Eh, comprati, da, messi a disposizione da imprenditori eh, che non c'entrano a volte neanche con uh, il settore della ristorazione, e ehm, in questi, questi spazi sono divisi in più cucine, e in ogni cucina c'è un cibo diverso. Quindi, l'idea potenzialmente è quella di fornire al cliente la possibilità di ordinare dall'antipasto al dolce. E sono delle vere e proprie fabbriche di cibo perché non c'è nessun tipo di contatto con il cliente, ehm, si creano eh, solo cibi che poi eh, sono adatti al trasporto di fatto, no? Quindi una carbonara mh, eh, ci sono nelle, nelle cloud kitchen, però dubito che. E infatti, un, un cuoco che avevamo intervistato raccontava come eh, diciamo sia difficile insomma, in qualche modo mandare le sue carbonara ai clienti perché. Ehm, spesso i rider sono in ritardo, quindi insomma, diciamo che <ride> c'è questa, ehm, eh, questa catena di, di problemi che si accumulano e poi vanno a finire sempre sulle spalle del rider. Per cui eh, il, il ristoratore non butta la pasta fino a che non vede il rider, poi però quella pasta lì cuoce e, e deve essere portata subito, eh, ma il rider intanto ehm, non so, è andato da un'altra parte. Quindi. Non collimano le cose, insomma. È anche interessante come la forma del cibo poi si adatterà al fatto che deve essere trasportato e quindi... Assolutamente, infatti abbiamo ad esempio in, in, nelle cloud kitchen di solito eh, che cosa c'è? I tacos, io non ho mai mangiato un tacos in tutta la mia vita, però adesso sembra che tutti vogliano mangiare tacos ehm, e Glovo mi diceva eh, funzionano. Tantissimo, da Milano a, a Cagliari, a Palermo, tutti vogliono mangiare tacos, i poke, tutte cose comunque che possono essere trasportate in maniera mh, molto veloce. Invece queste, queste foto che vedete sono i dark store, che sono una nuova, diciamo, dal, dal settore della ristorazione le piattaforme hanno cominciato a eh, diciamo, muoversi verso il settore della GDO, del, del quick commerce, che lo chiamano così, quindi delle microspese veloci a casa. Ehm, e' è possibile questa cosa perché appunto esistono questi magazzini urbani dove viene stoccata la merce sono dei, una sorta di supermercato però chiuso queste vetrine chiuse dove eh, non si sa che cosa c'è dentro i rider si appostano, prendono la spesa che gli viene eh, creata insomma in qualche modo dal picker che è un altro mh, diciamo dipendente della piattaforma però lui è veramente dipendente ha un contratto e, e poi mh, insomma volano via eh, per andare a consegnarla eh, alle persone, come vedete dalle foto sono tutti luoghi eh, luoghi che eh, diciamo vengono riempiti, eh, ma funzionalmente sono vuoti né, per la città, nel senso che eh, di fatto non, non vanno ad aggiungere niente, anzi, vanno a togliere potenzialmente quello che è eh, magari il vecchio alimentare sotto casa o che, che comunque vecchio alimentari sotto casa dà la possibilità anche a diverse comunità di incontrarsi, di poter discutere um, e, e va a chiudere un, diciamo uno spazio vuoto, um, riempendolo con del vuoto, mi viene da dire a me, perché appunto non è un posto accessibile, non è un, neanche quello è un posto dove i rider possono entrare di fatto, dove possono andare in bagno, dove possono parlare con qualcuno, non ci sono aree di, insomma, dove fare un break, eccetera. Come vedete sono all'interno di palazzi vecchi eh, che sono stati riconvertiti, che erano falliti, insomma, eh, posti in che sono falliti durante la pandemia e eh, che sono stati appunto, eh, diciamo, comprati dalle piattaforme. È un racconto che secondo me meriterebbe una serata evento a parte e peraltro spero che ci sia. Prima di salutarci eh, può raccontarci dove si può poi seguire il resto dell'inchiesta? Sì, eh, allora il filone d'inchiesta si può seguire sulla, eh, sul sito di IRP Media ehm, e insomma Life is a Game è una delle inchieste che, eh, che IRP eh, insomma, pubblica eh, quotidianamente e sono già usciti un paio, di, un paio di episodi e insomma continuiamo con questo lavoro. Ehm, grazie. Perfetto, grazie a lei grazie e mille. grazie a Laura Carrer. Grazie. E a questo punto procediamo con eh, il keynote di questa sera, eh, che ci inquadrerà appunto in una cornice accademica tutto quello che stiamo vedendo, il flusso di questi cambiamenti che sembrano così ingovernabili. Quindi, eh, molto volentieri, invito sul palco Elge Musummer eh, della Vienna University of Technology and Goldsmith College, University of London. Benvenuto a Broken Cities. Grazie um, per la presentazione, vorrei ringraziare la Fondazione per il gentile invito per contribuire a questo evento che um, è di grande ispirazione. Um, vorrei anche ringraziare tutti voi per aver partecipato a questa serata evening. durante una giornata così calda, and quindi, and buonasera quindi buonasera anche da parte um, mia sono stato invitato a rispondere a questa presentazione che avete appena visto e più che una risposta vorrei dare un'aggiunta perché parlerò dell'impatto delle piattaforme ma non tanto su quello piuttosto mi concentrerò sull'immagine di queste piattaforme nelle città, quindi la mia sarà più una giusto che una risposta. Inoltre, per non utilizzare troppo tempo, cercherò di leggere il mio discorso. L Abbiamo visto in questa presentazione il fenomeno dell'urbanismo delle piattaforme che sta crescendo in maniera significativa e l'impatto deve essere affrontato in maniera urgente. Abbiamo due nozioni principali da analizzare, anche alla luce degli effetti che abbiamo appena visto. Da cosa iniziamo per avere un'analisi precisa? Progetti di sviluppo che spesso sono pioneristici? Qualcuno sta anche scorrendo le mie slide nel frattempo? Io non lo sto facendo. Grazie. Quindi vediamo anche a Google, nella, nella Silicon Valley, un'immagine che è stata acquisita proprio da me e dal mio partner Peter Mockenberg a febbraio di quest'anno, poche settimane prima dell'apertura del Bayview Campus. Questo è un esempio di piattaforma con un'architettura a bolla in cui la vita dell'elite viene gestita sotto un unico tetto, così che nessuno debba mai lasciare questo posto di lavoro. Possiamo anche, passando alla prossima slide, al metapark. il parco di un'azienda che prima era conosciuta come Facebook e anche questo è un posto che abbiamo visitato lo scorso febbraio. È un mosaico di cemento con degli usi dedicati per i suoi dipendenti. che lascia una piccola porta di accesso al pubblico, ma per il resto la vita all'interno è quella dedicata a tutto il personale. Costruire qualcosa per il pubblico e investire nella comunità locale è qualcosa che si fa in cambio di permessi di costruzione. Sono queste le dinamiche che dobbiamo riconoscere come espressione di un approccio speculativo che ha le specificità dei risultati senza però garantire una giustizia non si tratta quindi della forma delle cose, ma del flusso di capitale. La mia proposta quindi non è iniziare da un'analisi delle forme dei materiali di queste piattaforme, ma dei paradigmi che ne sono la base. Vorrei quindi parlare dei numeri principali dell'ultimo secolo. Un parametro molto importante di un contesto costruito sono gli schemi. Schemi che costituiscono osi che racchiudono schemi sempre più piccoli, come a cerchio. Non c'è una regola fissa nella combinazione di questi schemi. Ci possono essere delle raccomandazioni, che in questi schemi io definisco cruciali. Ma in generale, l'atteggiamento è che debba esistere una libertà di scegliere affinché ciascuno schema possa garantire determinate condizioni. Christopher Alexander ha. Creato questa ipotesi influenzando le teorie della tecnologia moderna. Su Wikipedia troveremo che questo tipo di struttura ha influenzato l'architettura moderna, nonché anche l'informatica. E Wikipedia stessa ha avuto una grande influenza, ha ricevuto una grande influenza da questo tipo di architettura. Potremmo dibattere del fatto che questo è soltanto. Un altro caso di narrativa informatica, ma in questo contesto vorrei darvi alcuni cenni di linguistica e di cibernetica che sono diventati i leitmotiv di molte strutture moderne, incluse la pianificazione. Per darvi un esempio di come vedo queste connessioni tra gli schemi gerarchici e la realtà, È che molto spesso i nostri schemi includono proprio le cose concrete della nostra vita. E come vedete in questa slide, uno degli esempi descrittivi riguarda delle proclamazioni letterarie dei manifesti contro lo Stato. E il messaggio conclusivo ci dice. Non dobbiamo credere che l'architettura moderna debba essere psichedelica, è più bella quando è diretta. Le cose che ci interessano, le cose che ci raccontano una storia sono le più belle. La prossima slide va soltanto a enfatizzare, e questo è l'ultimo schema che vi presento, che ci sono anche dei non luoghi come gli hotel aziendali, questo è un esempio. Che anche Facebook ci dà, un hotel in Oregon, che ci fa capire quali sono i tipi di estetica e di architettura che si vanno a rincorrere in determinati contesti. All'epoca questo era un esempio di implementazione proprio delle idee di Alexander. Come vedete, nella realtà di oggi, le cose personali, le cose. Di una vita che i bambini possono vedere come i loro pilastri, possono in realtà diventare inesistenti. Un aspetto principale dell'urbanismo di piattaforma è che il personale è diventato uno schema di scambio. Quindi siamo stati presi in giro due volte, secondo me, e non ho aggiunto una slide. Ma se andate a vedere tutti gli schemi che vi ho mostrato prima, quindi gli schemi a cerchio che si racchiudono, se ritorniamo a quell'idea di schema nello schema, ci è chiaro che essenzialmente i modelli più piccoli possono essere scambiati per altri e molto spesso non c'è quindi una connessione orizzontale tra i livelli. Ed è questo che volevo dire precisamente. L'esperienza dell'urbanismo di piattaforma sicuramente può essere rimpiazzata da un'altra. Se uno schema fallisce ci saranno delle infinite alternative e possibili rimpiazzi. Questa è l'esperienza. Della tragedia sociale che stiamo vivendo oggi. Vedremo anche sul palco le iniziative di Niccolò Coppini nel suo progetto Into the Black Box, che ci descriverà anche la logica di questi schemi di cui sto parlando in maniera anche abbastanza astratta oggi. Quindi, la domanda è: dove stiamo andando? Nel rispondere. Vorrei portare al termine di lingua, lingua migliore, schema di lingua. Christopher Alexander non sempre vede delle associazioni tra l'architettura di piattaforma e la lingua. Gli schemi possono dare una lingua alle persone e quindi dare dei contesti di conversazione. Credo che questa sia una realtà anche nell'urbanismo di piattaforma, che non può essere determinato da protocolli o da regole, ma deve essere sfidato e confrontato da interventi interni, da conversazioni pubbliche, come quella che sta avvenendo qui questa sera. Quindi di che tipo di lingua abbiamo bisogno per impegnarci in questo tipo di conversazioni? Si tratta sicuramente di schemi, come ho detto, quindi è importante riconoscerli per poterne capire gli sviluppi ed essere parte di un urbanismo migliore. Questi schemi non sono, come dicevo, fatti dei loro materiali, sono fatti dei loro paradigmi, sono quindi astratti. In quest'ultima esibizione della biennale, scusatemi, vi, vi chiedo di passare oltre con le slide. Eccola. Questa era la slide che volevo. The platform is my boyfriend. Questa mostra, appunto, be like, nel nostro pavilion, a cui molte persone hanno dato un contributo, incluso anche il collettivo Into the Black Box che ho già menzionato. E concludo ma ci saranno anche eh, delle possibilità di fare domande e, e di continuare con delle osservazioni per continuare questa conversazione. Ma dal punto di vista visivo voglio darvi delle slide di quello che ho visto a Venezia, lo slogan, come vedete, The Platform is my boyfriend, il che si riferisce proprio a, alle modifiche al personale a cui mi riferivo prima, prossima slide. E Un'altra slide che dice access is the new capital. L'accesso è la nuova capitale. Non, non ne voglio discutere perché ne possiamo parlare dopo. Prossima slide. Un'altra slide che secondo me è molto importante, che secondo me ha il potenziale di cambiare il consenso. I dati non sono una proprietà ma una relazione. I dati non devono quindi essere compresi in quanto caratteristiche intrinseche ma come riferimento a un sistema. I dati sono la registrazione degli eventi, spesso eventi sociali, che ci aiutano a navigare e a esplorare i sistemi. Questa interpretazione diversa dei dati fa sì che ci sia un cambio di conversazione sui dati, sul controllo dei dati, da un approccio orientato al mercato a un approccio che invece si concentra sulla cura e sulla solidarietà. Grazie. Thank you very much, grazie mille. E ora approfondiamo la discussione che, che è stata lanciata qui e quindi io invito a salire sul palco Laila Pavone, Board di Innovazione e Trasformazione Digitale del Comune di Milano, benvenuta, e Nicola Cupini, già citato di Into the Black Box, mentre in collegamento c'è Raffaele Laudani, Assessore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bologna. Dovrebbe essere collegato l'assessore? Ma intanto proviamo a partire qui, in platea, anzi sul palco, eh, con Cuppini. In base alla, alla sua esperienza, benvenuto, benvenuto assessore, alla sua esperienza, alla sua dire Buonasera. alla tua attività, Cuppini. Quello che ha ascoltato finora come, co, come si rispecchia, eh, diciamo, sul campo? Cosa, cosa, cosa osservate? Anche cos'è il campo di lavoro dentro di Black Box? Ma eh, ringraziando molto anch'io ehm, per l'invito, eh, provo a essere molto breve, spero non eccessivamente schematico. Ma una cosa che mi sembra importante da sottolineare, anche a partire da questi due primi eh, interventi, è che eh, quando parliamo di eh, piattaforme, in realtà forse dovremmo parlarne eh, in termini più dinamici, con una parola orribile, eh, che però in italiano suonerebbe come piattaformizzazione. Il nodo infatti rispetto a eh, diciamo così, i modelli economici del passato che erano comunque tendenzialmente basati su eh, come dire, una localizzazione precisa, tipicamente eh, banalmente la fabbrica no? come insieme in qualche modo eh, conchiuso, ecco invece il punto proprio del cosiddetto eh, capitalismo delle piattaforme è che è eh, un modello in qualche modo che coevolve di continuo. Nell'inchiesta questo era molto chiaro, no? le piattaforme prima arrivano e si mettono diciamo. Così a disposizione, tra virgolette, intermediano, si offrono tipicamente ai ristoranti. Poi cosa fanno? Raccolgono dati e le dark kitchen che ci venivano mostrate, è la fase 2, cioè raccolgono dati, scoprono che nel so, quartiere isola si consuma particolarmente il sushi e dicono: Ok, allora lì ci piazziamo noi la nostra dark kitchen, iniziamo a fare sushi per il quartiere isola. No? Ma al contempo le piattaforme coevolvono anche a partire dai comportamenti dei lavoratori e delle lavoratrici che magari si. Eh, come dire mh, si misurano con le piattaforme con comportamenti spesso anche conflittuali rispetto alle piattaforme, ecco le piattaforme non sono un modello rigido, ma coevolve, sono in qualche modo un eh, flusso continuo, ma un flusso soprattutto contestato eh, nella mh, Nell'esposizione della Biennale di Architettura che veniva menzionata prima ci era stato chiesto portate un esempio iconico di cos'è eh, oggi la piattaformizzazione, abbiamo portato la foto di uno sciopero che c'è stato in una piattaforma di fast fashion, eh, UX. Ecco, questo processo di piattaformizzazione in qualche modo sembra un processo liscio, sembra un processo etereo, sembra un processo virtuale, in realtà ha una concretezza basata eh, nei corpi dei lavoratori e delle lavoratrici, basata negli spazi urbani che appunto... Si modificano di continuo, in qualche modo con una forma quasi liquida, no? con eh, le, ehm, le piattaforme e eh, mettono anche le piattaforme in questione il come pensiamo oggi alle eh, soggettività. Eh, dico proprio una cosa velocissima, poi vado verso eh, la chiusura: quello che si osserva sul campo, appunto, eh, studiando, faccio un esempio, una piattaforma come Amazon, è che sempre più il lavoro in Amazon è un lavoro in qualche modo sano. Lavoratori e lavoratrici sono sempre più eh, come dire, eh, aggrovigliati in una dimensione eh, che non è più mh, separabile eh, uomo o macchina e questa dimensione credo che sia una di quelle più interessanti a cui guardare, perché da un lato c'è chi ha una dimensione, uno sguardo su questi processi molto tecnofobico, che io penso sia eh, sbagliato, ma dall'altro c'è anche una sorta di tecnoentusiasmo, no? quasi come se appunto, le piattaforme, la digitalizzazione fossero processi. Eh, lisci eh, e lineari. Invece credo che si debba guardare a queste ambivalenze che pone la piattaformizzazione. Da questo punto di vista, appunto, una soggettività che diviene cyber, che diviene cyborg, apre a tutto un nuovo terreno di, eh, di lotte, di conflitti, di possibili anche deviazioni alternative rispetto ai processi attuali. Vado, dicevo, eh, a chiudere segnalando proprio tre eh, punti che in parte ho già. Ehm, Menzionato, quindi punto 1, quando parliamo di piattaforme e di digitale dobbiamo sempre mettere eh, come dire, in primo piano la dimensione del lavoro che viene sempre invisibilizzato, che dietro il mito dell'automazione viene fatto scomparire, invece il lavoro, le condizioni di lavoro sono... Centrali, cruciali per eh, far evolvere questi sistemi. Due, gli spazi urbani appunto che sempre più diventano eh, fluidi, diventano quasi luoghi di eh, navigazione, ma che mh, in questo appunto approfondirsi ai processi di piattaformizzazione in realtà eh, aprono anche a nuovi eh, spazi potenzialmente di, eh, di liberazione, aprono una serie di anche frizioni, fratture, appunto co e conflitti. E tre, il tema forse più eh, perturbante le piattaforme si basano basano su una materia prima eh, cruciale che è quella dei dati, che veniva di nuovo citata nella relazione che mi ha eh, preceduto. Il tema dei dati è cruciale possiamo pensare i dati non come appunto una materia prima che le eh, piattaforme estraggono dagli spazi urbani e dalle città ma i dati come un commons. Cosa può voler dire pensare i dati come una forma di comune che quindi appunto può essere aperta a nuove sperimentazioni di eh, autonomia sociale e non di estrazione di eh, profitto. Ecco questo mi sembra un tema davvero strategico cruciale rispetto al quale le città che con la pandemia eh, hanno perso probabilmente. Quello che era un po' la situazione degli ultimi 20-30 anni, no? il potere delle città, le città eh, globali come nuovi attori politici, ecco, sono un po' state messe eh, in disparte con la pandemia. Credo che su questo eh, che assemblaggi potranno costruire le città per riconquistare anche questo comune che sono i dati, sia uno dei terreni anche più politicamente interessanti per, eh, per il futuro, perché chiudo davvero. Le città in qualche modo sono sempre fatte da più attori, eh, ci sono sicuramente i governi, i Urbani, ci sono questi nuovi attori, le big tech corporations o eh, le piattaforme, ci sono le pratiche, le pratiche sociali quotidiane che fanno eh, città. Ecco, in questo intreccio eh, il poter ripensare una soggettività eh, cyborghizzata, eh, il poter ripensare un urbano che eh, evolve dinamico ma che appunto può non evolvere solo nel, nella forma dell'estrazione di profitti. Ripensare i dati come una forma di eh, comune può essere come dire, un progetto di ricerca, un progetto politico. Per per guardare, come si diceva in introduzione, le trasformazioni attuali, anche come una, po una potenzialità trasformativa e in, una, eh, come dire, in una direzione sicuramente più auspicabile rispetto a quella attuale, su questo passo la parola. Grazie. Grazie, direi che nei tre interventi che abbiamo ascoltato finora si è raccontato con tre formati diversi e tre storie diverse la storia di un assedio, la storia di un assedio immateriale, cyborg, la piattaformizzazione, dicevamo, delle città. E quindi io chiedo all'assessore Laudani, una città quando si vede arrivare quest'onda di cambiamento così improvvisa, così aggressiva, direi che anche aggressività è una parola chiave, come reagisce e come reagisce poi anche la città di Bologna nello specifico? Sì, grazie innanzitutto, buonasera a tutti e a tutti, mi scuso per non essere lì presente, ma purtroppo ero bloccato qui a Bologna, però insomma ci tenevo comunque ad essere presente e a partecipare a, a questo evento. Eh, come è stato detto prima, ovviamente l'arrivo delle, delle piattaforme ha eh, un effetto dirompente sulle città, Lo, non c'è bisogno su questo di... Di ritornarci. Eh, io che eh, non sono un urbanista pur essendo una no. all'urbanistica ma sono sostanzialmente un storico del pensiero politico e un uh, filosofo politico che ha cominciato come studioso di Herbert Marcuse, tendo sempre a, a voler ricordare a me stesso in questo nuovo ruolo quanto eh, Marcuse negli anni 40 distingueva tra tecnica e tecnologia, dicendo che la tecnica è l'insieme dell'apparato tecnico-scientifico a disposizione di una, eh, di una determinata società, la tecnologia è il modo in cui essa è organizzata. Marcuse era, come dire, era un marxista, quindi di fatto era un modo per ridefinire il rapporto tra eh, forze produttive e rapporti, di, eh, e rapporti di produzione. Ecco, io credo che una città e in genere tutti quanti noi dobbiamo ricordarci che eh, alla fine come dire, il tema è politico e quindi dipende dall'obiettivo, dall'orizzonte politico che si dà a una città, nella consapevolezza che ci sono dinamiche potentissime che si muovono anche al di sopra delle città, ma che le città sono al tempo stesso il luogo in cui eh, gli effetti più dirompenti delle grandi trasformazioni globali a cui stiamo assistendo si fanno carne viva nel corpo della vita quotidiana delle persone, e sono anche il luogo in cui si eh, concentrano le maggiori possibilità, capacità di poter intervenire attivamente in questi processi e, in alcuni casi, in alcuni casi contrastarli. Noi come. Come, come città, come amministrazione comunale di Bologna, abbiamo voluto definire la città della conoscenza come progetto bandiera di questo mandato, dove appunto per noi è qualcosa di più di, di, della riproposizione di un'idea di Smart Cities, ma è il tentativo, passatemi la battuta, di politicizzare l'algoritmo. Ovvero noi siamo convinti che le città debbano sempre di più, se vogliono continuare ad essere attori politici, debbano sempre di più operare come delle piattaforme, come delle piattaforme urbane. E se anche prendiamo l'autonarrazione che le piattaforme fanno, in ultima analisi le piattaforme cosa fanno? Connettono. Gli attori, gli utenti che utilizzano la piattaforma, nel caso di una città sono ovviamente eh, i diversi attori economici, ma in ultima istanza eh, cittadini e cittadini, abilitano, abilitano gli attori, gli utenti cercando di eh, favorirne eh, e svilupparne le potenzialità e poi ne attraggono, attraggono nuovi attori, nuovi utenti. Ecco, politicizzare l'algoritmo significa... Eh, scegliere di favorire la connessione e le relazioni tra eh, i cittadini, di abilitare eh, di abilitarli e di attrarli. Noi proprio nel eh, Niccolò Cupini che 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 abita e che vive a Bologna si ricorderà quando nel pieno del lockdown attraverso una eh, assemblea pubblica eh, favorita promossa dalla Fondazione per l'innovazione urbana è partito il progetto Consegne Etiche, che era il tentativo di eh, provare a mettere in piedi un sistema alternativo a quello delle grandi, eh, delle grandi piattaforme di eh, consegne a domicilio. Voi vi ricorderete che, appunto, nei giorni del lockdown, con le strade vuote. Eh, le strade appunto erano, come diceva prima anche in introduzione, erano popolate dai riders. I riders erano però anche in quei giorni come dire, una grande infrastruttura sociale, erano come dire, il modo attraverso il quale era possibile eh, tenere una connessione e una relazione. Provare a favorire la, la, la crescita e lo sviluppo di queste relazioni in modo etico, in modo etico significava nel rispetto appunto delle condizioni di lavoro di queste persone, degli obiettivi eh, che eh, ci si poteva dare, ad esempio non solo la consegna del cibo, ma per esempio anche quella dello scambio di un libro o di altri servizi sociali ed essenziali. Ecco, una, citt una città oggi deve scegliere, deve scegliere da che, eh, da che parte stare, deve scegliere che tipo di modello di città, di società vuole e politicizzare, eh, politicizzare le relazioni. Eh, questo significa fare delle scelte nella consapevolezza che ci si trova di fronte spesso a delle dinamiche potentissime, molto più potenti di quelle delle delle città. Ed è proprio per questo motivo che eh, le città devono sempre più posti in una dimensione di alleanza e di relazione con gli altri attori. Eh, Joan Subiraz dice che dove esiste la competenza di una città, di un'amministrazione locale, lì rimane l'urgenza di, di dare delle risposte. E lì è il momento in cui, anche quando non ci sono delle competenze specifiche, Bisogna dare delle risposte ed è necessario a quel punto costruire delle alleanze, alleanze sociali, territoriali, ma anche con altre, eh, con altre con altre città. Ovviamente si tratta di una sfida difficilissima, ma che non può non essere colta da, eh, da città che, non senza una certa enfasi, come Bologna, vogliono essere città. Anzi, la città più progressista d'Italia. Grazie, e a questo punto direi che, ritornando a quello che diceva Nicolò, si oscilla sempre fra tecnofobia e tecnoottimismo e sento che qui abbiamo avuto molti contenuti che potevano nutrire un po' di tecnofobia. Quindi a Leila Pavone chiedo anche di giocare nel partito del tecnoottimismo e raccontarci in che modo questa relazione, tutte queste relazioni che stiamo raccontando fra cittadini, dati, piattaforme, possono essere inclusive e al servizio del, della cittadinanza. Grazie, eh, grazie per l'invito, sono molto contenta di poter portare... Un po' l'esperienza, la testimonianza di quello che sta facendo la città di Milano soprattutto nel, negli ultimi diciamo anni ma mesi, perché davvero stiamo eh, il board che io coordino è stato creato qualche mese fa e risponde un po' anche al, al tema che il collega l'assessore di Bologna poneva: no? cioè il fare sistema, il fatto di avere stakeholder che insieme possono portare un contributo per amministrare la città. Pensare a silos non è solo nel mondo delle aziende che non ha più senso, ma eh, se pensiamo alle amministrazioni è davvero un tema che coinvolge tutti e che deve vedere al centro, anzitutto noi cittadini, perché poi ognuno di noi è anche un cittadino oppure un lavoratore. Di questa città e ha un'esigenza che è quella di avere tutta una serie di servizi che molti di questi passano per le piattaforme digitali. Io sono una tecnopragmatica, in verità, nel senso che vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, a dire la verità. E capisco che ci sono una serie di problematiche che però possiamo risolvere solo eh, come dire parlandone e credo che momenti come questi siano davvero importanti perché uno dei temi secondo me fondamentali che tutti insieme ancora dobbiamo risolvere è quello della consapevolezza dicevo prima ad alcuni colleghi quello della consapevolezza di che cosa significa essere un cittadino digitale anzitutto e quindi essere al governo di tutto ciò che noi possiamo, vogliamo ehm, o dobbiamo anche fare attraverso le piattaforme digitali. Si parlava del, di, di, del delivery, per esempio, uno dei temi che noi stiamo. Uh, così uh, cercando di, di risolvere o comunque di cui ci stiamo occupando che ha un grande nome che è il Data Driven City e anche proprio il fatto di incontrare tutti gli stakeholder che hanno dei dati a disposizione che a sua volta possono essere tradotti in servizi per, uh, per i nostri cittadini per esempio Asso Delivery che è l'associazione la, di mh, tutte le piattaforme che fanno delivery ha un patrimonio di informazioni che, ha, eh, che ci ha dichiarato essere assolutamente disponibili nel metterci a disposizione alcune di queste informazioni, chiaramente sempre nella tutela totale della privacy di ognuno di noi, ma il lato, come dire, buono della situazione è che se noi davvero riuscissimo a eh, mettere a fattor comune, come dire, Tutte queste informazioni che oggi la città ha, che ognuno di noi mette a disposizione, in questo caso possibilmente della città, potremmo creare a nostra volta una serie di servizi molto utili e semplici possibilmente per i nostri cittadini e che possano anche generare valore aggiunto. Immaginate che cosa significa avere tutta una serie di analisi predittive, ad esempio sulla città, sul comportamento che noi abbiamo quando siamo in città o quando lasciamo la città. Sono tutte informazioni che dal mio punto di vista davvero diventano un patrimonio della comunità. Dipende sempre da come le fai le cose, non so come dire. Siamo noi che dobbiamo essere per primi consapevoli e quindi decisori di tutto ciò che vediamo può essere un vantaggio o uno svantaggio. Il tema del, del delivery sicuramente è uno dei tanti temi della cosiddetta disruption che la rete ha portato, che non è cosa dell'altro ieri, è cosa ormai di vent'anni fa. Abbiamo visto quanti mercati, quanti settori sono stati completamente stravolti. Diciamo dagli algoritmi per dirla in una parola sola, però abbiamo visto che a fronte diciamo, di momenti di crisi che si sono sicuramente eh, creati, semplicemente in bracket per il fatto che non eravamo consapevoli di quello che sarebbe potuto accadere. Eh, ma una volta no, che abbiamo capito quali potevano essere le dinamiche. Questi mercati sono stati, come dire, riequilibrati. Certamente non più come una volta il settore del turismo, la musica, il, il settore del, dell'intrattenimento. Non c'è settore che non sia stato toccato in questo senso. Sicuramente anche il tema del delivery, delle dark kitchen. Bisogna essere però consapevoli perché mi piacerebbe molto fare un survey e capire quanti di noi mi ci metto dentro, sanno che cos'è una dark kitchen, ad esempio. Quindi il tema è consapevolezza e comunicazione. Dobbiamo assolutamente comunicare, dobbiamo mettere a disposizione le informazioni che abbiamo e dobbiamo fare sistema perché eh, la contaminazione delle discipline può essere un'altra risposta a tematiche che se affrontate come silos difficilmente poi possono essere conosciute e governate diciamo, eh, in maniera diciamo, condivisa. Perché uno dei temi dal mio punto di vista che la città oggi deve affrontare è proprio quello della partecipazione, dell'inclusione, del far sì che le persone siano anzitutto consapevoli di che cosa significa essere ancora una volta un cittadino digitale. Un tema è lo speed, ma non mi dilungo troppo. Per dire che ci sono una serie di strumenti che oggi eh, abbiamo a disposizione che vanno conosciuti, ma non tanto perché devo saper fare lo speed, quanto perché devo sapere a cosa mi serve, quali sono i vantaggi, contenuti e servizi che attraverso lo Speed io ad esempio posso avere. Ecco, questo è un tema centrale dal mio punto di vista. Come una città come Milano, come Bologna, debba farsi carico di trasferire o di condividere o di unire i punti come dico in maniera molto più semplicistica per far sì che tutta la cittadinanza sia coinvolta e, e non ci sia questo digital divide che purtroppo ancora oggi esiste che non è tanto legato alla connettività perché ormai ognuno di noi ha uno smartphone, il mio babbo che ha 89 anni lo usa, diverso è il digital divide culturale, quindi essere totalmente consapevoli di responsabilità, diritti, doveri, rischi e opportunità. C'erano davvero tanti temi, siamo andati quindi un pochino lunghi, però coinvolgo per un'ultima battuta Helge Schammer per cosa ha osservato anche in base al racconto di queste esperienze italiane eh, di come si convivono le città al tempo delle piattaforme. Yes, Grazie. Seguo i ho seguito i contributi perché la tua presentazione per qualche motivo non l'ho sentita in italiano, ma ho sentito le altre. Dunque, so che tutti vogliamo dei contributi ottimisti e non vorrei in realtà ostacolare questo ottimismo, ma stavamo appena parlando del gap digitale e non si tratta soltanto di sensibilizzare, secondo me. Non si tratta soltanto di far capire alle persone come funzionano le cose, ma si tratta della soglia concreta da combattere per far sì che tutti diventano dei partecipanti attivi. Questo richiude diversi aspetti. Quando parliamo delle realtà dei comuni, che parlano in maniera ottimista, di come mantenere la loro leadership nell'organizzazione delle nostre vite in quanto cittadini. Mi chiedo in realtà se le città non siano adesso in panchina. Con le piattaforme c'era questa promessa di flessibilità, non devo più investire, non devo più... Fare le cose come una volta, ma posso avere un accesso immediato alle cose dove e quando ne ho bisogno. Quindi questa promessa di flessibilità affinché tutto fosse disponibile su domanda. E tutto aveva a che fare appunto con il welfare e con il modo in cui i servizi erano disponibili per noi, garantiti come diritto. Parliamo di cose semplici come l'acqua, l'elettricità. C'era un investimento pubblico in queste infrastrutture e quindi sono diritti quasi garantiti a cui tutti abbiamo accesso. Ma quando abbiamo fatto questo trasferimento verso un sistema su domanda ci siamo rivolti ad aziende private e quindi questa flessibilità di accedere ai servizi quando e dove vogliamo in realtà implica un nostro dovere. Acquisire una licenza e questa licenza molto spesso è una forma di affitto. Tutto adesso è soggetto all'affitto. La vita urbana non ha più a che fare su come i comuni possano fornire dei servizi, ma ha a che fare su come le grandi aziende gestiscono i servizi affittando ogni singolo aspetto a cui possono pensare. Quindi, qui. La struttura affittuaria è molto complessa, ci sono molti domini a cui non abbiamo ancora neanche pensato e che potenzialmente potrebbero essere soggetti a, questa, a questo approccio affettuario. Dobbiamo pensarci davvero quando parliamo di come confrontare questo gap digitale. Non si tratta di persone stupide che non sanno, che non sono consapevoli, ma della soglia che dobbiamo superare in un modo o nell'altro questo dover acquisire una licenza per far sì che possiamo essere parte di una certa realtà. Grazie. Grazie, grazie mille, grazie a tutte le persone che sono intervenute, a voi che ci avete ascoltato. Io vi rimando anche all'ultimo appuntamento di Broken Cities che è la lezione di chiusura con Yeshamunk, la città futura, un grande esperimento di democrazia che sarà qui tra poco. Grazie.